Buongiorno Smart Italia, benvenuti alla nostra rubrica che ormai da alcune puntate si chiama Smart Italia fase 2. Perché? Perché dopo la prima fase in cui vi abbiamo raccontato quali sono state le attività, adesso cerchiamo di capire quali sono invece le lezioni apprese da questo periodo che possiamo traghettare nella fase 2. Oggi è con noi un nostro collega Giampaolo Teodori, responsabile di un progetto Open Data che sta svolgendo con la Regione Calabria. Giampaolo, buongiorno. Buongiorno. Anche tu in smart working, anche tu a casa tua? Sì. Come te la passi? Come sono queste giornate in smart working? Si lavora di più o di meno? Ma a dire la verità, io mi sveglio la mattina e mi ritrovo la sera senza accorgermene certe volte, certi giorni. È vero, la soluzione sarebbe spegnere il computer, diversamente è un po' una considerazione generale, si lavora molto di più, si sta sempre più connessi. Ma entriamo nel merito del tuo lavoro, dici un po' quali sono le attività che hai messo in campo fin da subito e quali sono le lezioni che possiamo apprendere positive in questo periodo che di positivo ha ben poco. Sì, diciamo che il progetto inizialmente è un progetto che si svolge in Calabria, quindi per realizzare appunto i sistemi di open data presso la Regione Calabria e sicuramente c'è stato un primo contraccolpo. E dopodiché, in buona sostanza, siamo riusciti comunque a far decollare l'attività soprattutto dal punto di vista operativo, dal punto di vista gestionale, con l'attivazione dei contratti fondamentalmente. E ritengo che siamo stati i primi gestire tutto il flusso della stipulazione del contratto in maniera interamente digitale, con il protocollo elettronico e con la firma digitale sia del dirigente che dei consulenti che erano arrivati al momento in cui si è manifestata l'epidemia, erano arrivati al momento della contrattualizzazione. Quindi siamo riusciti amministrativamente a portare avanti il progetto, anche perché poi i consulenti, venendo da professionalità ingegneristiche, erano già dotati di strumenti quali la posta elettronica certificata, quella ovviamente, ma anche la firma digitale. Per cui questo dal lato dell'amministrazione del progetto è stato portato avanti. Beh, quello che però si è iniziato a realizzare è proprio il lavoro di sostanza a partire dai primi del mese corrente a riguardo le attività di progetto, ecco. E devo dire che le riunioni online collaborative e la condivisione degli atti di progetto, in particolare le documentazioni di programmazione per quello che riguarda le attività e anche le documentazioni normative, quali le linee guida per la realizzazione degli open data appunto per la Regione Calabria, sono state progressivamente realizzate e le cose vanno per il meglio, al punto che ritengo che questa modalità di gestione da remoto sia degli incontri, sia degli scambi di opinione e di pareri di carattere tecnico sarà sicuramente un elemento da tenere fortemente in considerazione per il futuro, ecco, rispetto a gestione di missioni o contatti magari sporadici per via telefonica. In questo modo si è realizzata una sinergia inaspettata, ecco, sia dal lato mio come responsabile di progetto, sia dal lato loro come tecnici, ecco, che comunque lavoravano su un humus già ben sostanziato, visto che appunto provengono tutti da professionalità ingegneristiche, e anche le colleghe da Cagliari, Sabrina Onano Laura Manconi, praticamente sono riuscite a dare quegli input al progetto che nascono da esperienze già fatte per l'open data in Sardegna. Quindi certo. È fortemente positiva, devo dire la verità. Benissimo, quindi specie quando si lavora con regioni molto distanti, forse questo aver acceso questa modalità di digitale vuol dire
aver creato anche un confronto costante, non limitato al momento in cui si va in missione. Questo mi sembra un ottimo risultato. Ecco, brevemente prima di chiudere, facci capire quali sono i risultati del tuo progetto, che vuol dire fare open data con la Regione Calabria, che cosa ci attendiamo da questo progetto? Allora, il progetto diciamo così, ha una caratterizzazione strutturata ma anche pionieristica, perché la Regione Calabria non fa ancora open data in maniera strutturata. Noi dobbiamo dare l'input per realizzare appunto l'open data, che come ben sappiamo è un qualcosa in più rispetto alla trasparenza. È un qualcosa che apre l'amministrazione verso la cittadinanza e verso l'impresa, per mettere a disposizione appunto dati della regione per le finalità più disparate. E quindi la regione, sotto questo punto di vista, si pone ad essere un vero e proprio volano sia per lo sviluppo della cittadinanza attiva, appunto, ma anche per lo sviluppo dell'impresa, con la pubblicità degli atti e dei dati relativi appunto alle statistiche riguardanti l'imprenditoria, oppure le concessioni di demanio, tutto ciò che attiene al mondo dell'open data. Benissimo, quindi dall'apertura dei dati della pubblica amministrazione si ottengono una serie di informazioni che saranno utili, come dicevi tu, sia per i cittadini ma anche per gli stakeholder, per le imprese, giusto? Certo, certo, certo. Benissimo, e allora Giampaolo, buon lavoro. Noi ti ringraziamo per averci descritto il tuo lavoro e per averci dato questa lezione sul futuro. E ci sentiamo nella prossima rubrica. Grazie, arrivederci. Ciao, buonasera.